Tengo. Robben. Comando, mi abbi. E Lewandowski. Guardalo. Robben è titolare. No, poteva puntare. Neymar, proviamoci. Soprattutto la figlia. Sai. Non sapete che mi sta venendo il mal di testa. Tu va bene. Kenny, prendiamo un giovane. Soprattutto i Boateng. Sotto di no di Lewandowski, io per prendere Dybala. Guardate tipo quanto costa e quanto è. Guardate quanto costa e quanto è. Rispondiamo all'intervista. Allora, cerchiamo Morata. Allora, 25 anni. 33 milioni è il tot. Adesso c'ho Icardi, no, troppo giovane. Cantata, no, vediamo invece Lukaku. Cazzo no. Scusate, ho sbagliato. Sostituto di Müller, ci prendiamo Perotti. It's all in the time and I had to get low, I had to get low, I had to
Che bella questa canzone, mamma. Sì, mi sono messo a ballare. E oggi un maestro, maestro, quanti anni ho? Maestro ne ha 30. Alba. Andiamoci a giocare di Alba. Quanto costa? Ne sono stato io a bruciarlo, ovviamente. Vai, ci prendiamo Damian. Perché piangi? Tu? Ah, è vatta a soffiare, no. Ho avuto un gnabri. Gnabri è titolare. Guarda a vedere. Mi sto diventando, mi sto diventando. Andiamo calamo. No, ciao. Ciao. Sono arrivato. Ho scritto il comando. Mica gioia. Qual è il mio gioia? Questo. Ciao, mi stai fermo col mobile, questo collo. Tanta musica. Perché? Non mi piace. Tornato Sanchez. Rebic è un centrocampista. Giga possiamo prendere. No, prendiamo Pavard, no, Skriniar. Allora.
palla. Vediamo. No, non balla. Non cediamo nessuno. È la squadra di Ibrahimovic. La fine è andato. Il primo acquisto, una promessa.
Ti ho chiesto una dish. Non possiamo prendere. Non la vedo in panico. Non schietti. Perché cos'è che ha? Succede sempre ai cani. Non c'è stato lì. Quanta 6 milioni e 5 gli diamo. Nuovo acquisto nostro. Moris. Rosso, ragazzi, è stato scuro. So. Cosa ci prendiamo di bala? No, 100 milioni. 165 non ce li abbiamo. Ma è scarsissimo. Di bala non sta facendo niente perché 100. Dai, 89 milioni, dacci 89 milioni. No, ci prendiamo. Milioni, non li vostri. Adesso chiudi la porta. No. Yes, I can. Real quick, right back. You know what I'm gonna do?
No, Neymar me l'ha tolto. No, mi ha tolto. Ti ho tolto Neymar. Müller e Alaba. Prima ci prendiamo il sostituto di Alaba che è Alba. Lucky Luke. Manchester United. Un mezzo all'Arsenal, no, rinnoviamo il contratto. Ehi,
ora. In altre città d'Europa tenerla da dietro e sbaffare la Roma. Mentre cucina qualcosa di appetitoso. Bere, bere, guardare i documentari è sull'universo e su come funziona. È la via di Carlito, ma con un lieto fine. Come andare in paradiso, ma senza morire. È una casa senza spine. Fammi un applauso con i piedi, ora che sono ancora in piedi. Qua non ti ascoltano quando hai sete, ti stanno addosso quando bevi. Habibi, 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 Habibi. Scusa, braslasosa, mamma se mamma. Quando torno tardi tu sei la mia scusa. Tu sei il mio rifugio se sta porta è chiusa. Volevo fare il pilota. Stare in alta qua. Ma tutte ben alta dai a mio anno. Ah, è in vendita. Pa, busto al tizio, dov'è che è? Busto al tizio. Bene, Boateng ben venduto, suo sostituto Pavard. No, no, la bocca! No, la bocca, tifoso! No.
mamma. Ehi, la bocca no, eh. No! Matti, no! No! Vieni che prepariamo da mangiare a cannolo, dai. Vieni. Quando è che non si entrava più? Allora, mettiamo i voli, il capitano. No, io ok. Poi batte Pelotti. Ok, va bene. Cannavo sta bene? I top sono Kimmich, solo Kimmich. Gioia di Alba. Coppa che sta per proclamare la squadra vincitrice, entrambe ovviamente sognano di poter tornare a casa con il trofeo fra le braccia. Match che seguiremo rigorosamente in diretta qui su EA Sports. Ah, noi dobbiamo fare solo due acquisti in teoria. Piove ma si gioca, ci sono condizioni fantastiche per assistere a una partita divertente e spettacolare. Un saluto da Piero Gipardo e Stefano Nava. Quest'oggi si affrontano Eintracht Francoforte e Bayern Monaco. La prima gara ufficiale dell'anno vede all'opera i campioni in carica contro una delle sorprese della scorsa stagione, capace di vincere la Coppa Nazionale. Chissà se sapranno ripetersi anche oggi. Vediamo come scendono in campo i padroni di casa. Classico 5-3-2 per loro, modulo che in più di un'occasione abbiamo visto diventare un 3-5-2 in fase offensiva, e magari è proprio ciò che ha in mente l'allenatore. Hanno la possibilità di cambiare assetto passando a uno più sbilanciato in avanti, alzando i due cursori di difesa che possono trasformarsi in una sorta di ali aggiunte. Ecco gli 11 del Bayern. Perotti, occhio al rimbalzo, spazzano senza problemi. Frank Ribéry. Palla vagante. Chandler. James Rodriguez. Javi Martinez. James. Ecco Lukaku. James Rodriguez. Gol. James Rodriguez. È l'esultanza di Lukaku. Attaccando fin dai primi minuti, pazzesco. Che ritmo! E questo gol potrebbe cambiare il tema tattico della gara.
Devo chiudere Instagram. Si ricomincia. Primo gol segnato James Rodriguez. Abraham Surman. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. Ribéry. Difensore spazza in qualche modo. Palla riconsegnata agli avversari. Occhio all'imbucata. Gol pochi minuti. Perotti. Perotti, attenzione. Che cacchio fa? 2-0. Un 1-2 pazzesco nel giro di pochi minuti. E gli avversari sono in difficoltà adesso. Hanno raddoppiato, adesso sono avanti 2-0. Asepe. Arbitro che ferma il gioco e dunque si riprenderà con un calcio di punizione. La risposta del portiere sul colpo di testa. Bravo. Alla messa dentro. Buono l'intervento del difensore che spazza via. Asebe. Intervento efficace, palla filtrante di Kames. Interessante il pallone di Ribéry. Parata eccezionale questa che salva la porta. Piovono applausi dalle tribune, giusto, ha compiuto un vero e proprio miracolo. Arbitro ha visto qualcosa che non va, fischia il calcio di punizione. Surman. Max. A metri davanti a sé, attenzione. Può andare al cross. Ha sciupato tutto da pochi passi, potevano dimezzare lo svantaggio. Avrà modo di rifarsi, non deve abbattersi. Rebic ha provato qui a riaprire il match. Conclusione della distanza che è terminata sul fondo, sia pure di poco. No, sinceramente, Pier, non me la sento di criticarlo per questa scelta. Se fosse entrata a quest'ora staremmo tutti in piedi ad applaudirlo. Surman. Chandler cercano il buco della difesa avversaria. Asebe potrebbe andare al cross, tocco impreciso, pallone recuperato. No, tentativo di pressing. Dai, Kimmich. Lukaku. Sale Thiago. Occhio a Thiago Alcantara. Thiago. Dai. No. Arbitro dice che è fallo. Si ripartirà dunque con una punizione. Bene qui il difensore. Ha chiuso la linea di passaggio. Ha riconquistato palla. Si ricomincia col Bayern che ha questa rimessa laterale. Thiago Alcantara. Lancio impreciso di Thiago, difesa che intercetta e riparte. Asebe, possibilità per la ripartenza. Palla interessante nello spazio. La mette in mezzo. Non trattiene, attenzione. Chandler. Pallone spazzato via bene dalla difesa. Ottimo intervento difensivo. James Rodriguez.
Ribéry si allarga e riceve. Dai, si è buggato. Chandler può correre lungo la fascia. Ottima la lettura del difensore. E sarà a calcio di punizione. Perché? Perché? Cannolo! Diamo! Diamo! Buon recupero del pallone, possono ripartire. Azebe. Ha un'autostrada a disposizione. Buono il tocco per Lukaku. Lukaku, parata super del portiere che vale come un gol. Un intervento di puro istinto su questa conclusione da pochi passi. La mette in mezzo Kimmich. Palla spazzata via, sarà corner. Il corner di Kimmich, attenzione. Colpo di testa che... Gol! James! Chiudi la porta. Bayer che ha sfruttato nel migliore dei modi l'occasione per segnare, come evidenzia questo replay. Non ha lasciato scampo al portiere. E qui c'è grande senso della posizione, uno spiccato fiuto del gol, facendosi trovare pronto al posto. E quando gol di Amesto, dai, che per ribadire in rete dopo la prima respinta del portiere. Lukaku non ha ancora segnato. Un dominio assoluto in questo match e siamo ancora nella prima parte di gara. Si ripartirà con un calcio di punizione. Cioè abbiamo fatto 5 falli e non abbiamo subito nemmeno un cartellino giallo. Cioè grazie arbitro. Si aspettavano tutti qui a bordo campo. Pier recupera palla intercettando bene il pallone. Palla buttata via, l'ha letta bene il difensore. Max. Arbitro che manda. No. Diamo. Il tempo che inizia in questo istante, vedremo se riusciranno a reagire e a salvare almeno la faccia. Può metterla in mezzo. Perotti! Deviazione fondamentale del difensore che salva la porta. Ah beh, questo è quasi un gol. Ha impedito una rete sicura, l'attaccante era già pronto a esultare. Bel passaggio. C'è il fischio dell'arbitro. C'è la bandierina per il fuorigioco. Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. Premia la corsa sulla fascia. James Rodriguez. C'è campo per la ripartenza. Difesa che sistema, sfuma il contropiede. Con questa palla punta la porta. Eccolo Lukaku. Si è calato subito nella nuova realtà, dimostrando già un certo feeling. Giocatori del Bayern scatenati che continuano a trovare con facilità la via del gol. La vittoria in cassaforte, hanno un vantaggio rassicurante. È una gara a senso unico questa ormai. Gelson Fernandez. Chandler. Surman. C'è una breaking news ufficiale di mercato. Alaba ha perfezionato il suo passaggio al Real Madrid dal Bayern Monaco. Volevano un giocatore in quel ruolo e sono riusciti a bruciare la concorrenza. E il pallone se ne va via. Gelson Fernandez. Aveva cercato il tocco profondo ma non va. Gran palla in mezzo. Occhio al traversone. Ribéry, ci sono metri per andare. Ecco Ribéry. Occhio al cross sul primo palo. La respinta di pugno. Alla spazzata via. Lukaku. Palla vagante adesso.
Abraham. Si ricomincia con la Bayern che ha questa rimessa laterale. Si preparano al cambio. Rodriguez. Palla filtrante di Kames. Pericolo scampato, decisivo l'intervento, sarà corner. Tempo da lupi, pioggia incessante che può complicare la vita delle due squadre in campo. L'equilibrio delle formazioni è compromesso, Pier. Assisteremo più a lanci lunghi che a giocate palla a terra, viste le condizioni del campo. Come? Max. Cazzo, è successo? Palla girata sulla corsia. Attenzione al movimento dei compagni. Thiago Alcantara. Lukaku. Arbitro che fischia il fallo. Non ci poteva lasciare andare. Goretzka. Scusa, stanno facendo una bellissima azione. Il pubblico di si casa interrompe si per poi essere arbitro. Non è che ha fischiato il fallo contro di noi, ci ha fischiato. Ah no, ci ha fischiato proprio contro di noi. Dai, però stiamo giocando bene. Max. Immagino in questo campionato. Attenzione, è pericolosa. Recupera palla intercettando bene il pallone. Perotti. C'è cambio in vista per la squadra di casa. Probabilmente l'allenatore non è soddisfatto come sono schierati in campo i suoi uomini. Pier. È tutto solo. Gol. Chi è? Dopo una splendida Goretzka davanti al portiere. Non si può fallire da lì. Continua la giornata perfetta del Bayern. Mi raccomando. Fischia, che gol ha fatto. È un gol che mette il punto esclamativo alla loro partita e aumenta il vantaggio. Spesso i pronostici del calcio sono fatti per essere smentiti, soprattutto quando c'è una distanza che sembra incolmabile, direi che non è questo il caso. Tutto sta andando secondo le previsioni, oggi c'è solo una squadra in campo. Palla schizza di, respinge di pugno. Bravo Noia. Intervento efficace del difensore che intercetta il lancio e recupera palla. Pallone profondo, pericoloso. Azione sfumata, senza problemi. Arbitro che fischia il fallo a favore del Bayern. Ci sarà un cambio. Vediamo se cercherà direttamente la porta da quella distanza. Carlos Salcedo. Fallo, nessun dubbio per l'arbitro. La mette al centro. La risposta del portiere sul colpo di testa. Ha avuto coraggio qui l'attaccante. Se avesse centrato anche la porta, adesso commenteremmo un gol eccezionale. È difficile fare gol qui, ci ha provato. Apprezzare comunque il tentativo, decisamente meno il risultato. Javi Martinez. Buona l'idea qui. Buono il tocco per Lukaku. Lukaku! Siamo sul punto di battuta. Ah, parata trap. La mette in mezzo Kimmich. Buono l'intervento del difensore che spazza via. Supera il difensore. No, era per Lukaku. Più veloce dov'è? Frank Ribéry. È reduce da un lungo stop, ma quando sta bene Ribéry può fare la differenza con le sue serpentine, la sua velocità. Già Pier, peccato che il fisico non l'abbia assistito in questi ultimi anni, anche se la classe sembra quella di un tempo. Max. Hanno interrotto l'azione. Buon pallone filtrante. Occhio all'imbucata. Coman! Coman, 6-0. Il cappotto. Il cappotto, 6-0, Coman. È riuscito a segnare infilando il portiere nell'angolino basso. L'ennesimo gol, una partita praticamente perfetta dal punto di vista offensivo. Fantastica, perfetta, niente da dire. È
È una distanza profondissima quella che separa le due squadre. Matteo, quanto manca ancora al fischio finale? È iniziato il conto alla rovescia, manca un solo giro di lancetta al 90°. D'accordo, grazie tanto a Matteo Barzagli. Un'altra buona giocata. Goretzka, si aprono spazi invitanti. Ribéry. Hanno spezzato bene la trama qui. Goretzka. Finita, primo trofeo col Bayern. Stefano, che non dimenticheranno mai, ce l'hanno fatta, hanno vinto contro tutto e tutti. E non c'è sensazione più bella, giocare bene e vincere le partite che contano. E queste chiaramente sono le immagini che ci raccontano i diversi stati d'animo. Stefano, è una vittoria che pesa, è una sconfitta che pesa, c'è grande delusione nei loro occhi. Beh sì, sai, lo sport è anche questo, bisogna sapere ripartire di slancio, anche una sconfitta può insegnare qualcosa se si è intelligenti a capirne i significati e i motivi. E questo ovviamente è il compito dei giocatori e soprattutto dell'allenatore da domani mattina, reagire. Beh, effettivamente non c'è tempo da perdere, bisogna iniziare fin da subito. Non lo so. Si porta a casa la Supercoppa al termine di una finale appassionante, adesso possono giustamente lasciarsi andare a festeggiare con i tifosi in attesa della festa che immagino durerà fino a notte inoltrata. È sempre un traguardo importante quando si alza un trofeo per l'allenatore, i giocatori, la dirigenza e per gli stessi tifosi che costituiscono la spina dorsale di ogni società di calcio. Un pensiero però vorrei dedicarlo anche alla squadra sconfitta, se me lo permetti, degna avversaria in questa finale. Sarà per la prossima volta, ne sono certo. C'è la foto di gruppo con la coppa a immortalare questo momento. Un momento che è comunque indimenticabile. Sì, un attimo. Non c'è la pavdiata te. Sì, un attimo. Ottavio.
cosa non succede la noi adesso? Mi male è arrivato. Arriva il COVID. Pizza. Scherzo. Fammi l'uovo. Sì, col bacon, però. No, vabbè, fammi la piadina. Col salame. Vai. Ok, ciao.